Giovedì 29 marzo, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 8 mattina in diretta dagli studi di Salerno. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori e come sempre buongiorno al nostro Gianrico. Buongiorno cara Imma, anche se sembra registrata la situazione. Buongiorno cara Imma, così. Buongiorno cara Imma, buongiorno cari amici telespettatori di 8 Channel, cari amici telespettatrici, per cambiare, telespettatrici di 8 mattina, allora. Gli uomini no. Eh? Gli uomini non li saluti oggi. Eh sì, però secondo me ogni tanto bisogna entrare nello specifico. Oggi telespettatrici. Così. Va bene. Allora, telespettatrici, voglio fare, io saluto voglio anche i telespettatori. Voglio fare, e tu sa, bravo, tu saluti. Dividiamoci. Gli spettatori, capi, facciamo i paraguri. Vai, dici. Buongiorno cari amici. Buongiorno cari amici telespettatori e solo gli uomini che stanno seguendo. Ah, loro fai le differenze, hai specificato solo gli uomini. Eh beh, sì, questo così è razzismo verso le donne, capito? È maschilista, si dice così, maschilista. Sì, maschilista. Si dice femminista, così, ma non lo sono. Ma, vabbè, comunque, come non è un problema, signore e signori, io vado a presentarvi il maestro, veramente una brava persona. Oggi dobbiamo, c'è la rubrica come sempre, poi dobbiamo fare degli auguri speciali, degli auguri particolari. Degli auguri speciali, sì, ma io non so nulla. Non sai nulla? No, veramente. Ma perché c'è qualche volta che sai qualche qualcosa? E allora, ma per io la me rubrica, ne vado, parlo me della ne vado, Peps Rubrics. Non si può iniziare così la giornata. Devi sapere, oggi tante persone stanno rientrando al lavoro dopo un lungo weekend, il primo weekend di primavera per Pasqua. Loro sono noi stati non abbiamo finito proprio, noi abbiamo continuato. E quindi devi ringraziare del fatto che oggi non vivi il trauma che molti italiani stanno vivendo di dover tornare al lavoro dopo tanti giorni di riposo. Forse tu questo trauma non lo vivi. Il trauma. E va, ma parla, è l'unico trauma che io subisco ogni mattina e stare a fianco a te. Quindi io preferisco il trauma del traffico, il trauma del rientro, il trauma di tutti i traumi, ma il trauma tutte le mattine che ci stai tu, che con la Peps Rubrics è una cosa impressionante. Non mi piace. Oggi è pure è pari oggi, no? Quindi dai, è il bravo, che in fondo mi vuoi bene. Ma tu le carezze così le fa, il tuo fidanzato così le fa, il gatto che c'è a casa tu. Ma scemo questo. Così. Bene, signore, questa è tutta la puntata di oggi. Noi passeremo la puntata a fe. Allora, era una dimostrazione d'affetto. Sì, sì. È il massimo, guarda. Signore e signori, è arrivato il momento di presentarvi il grande, unico, immenso, inimitabile maestro Peppone Relli. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. E accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Buongiorno, buongiorno amici telespettatori, buongiorno Imma, buongiorno Gianrico. Come va, stai? Ragazzi? Benissimo, benissimo. Voi? Tutto a posto? Sì, sì, tutto tu bene. C'hai il trauma pure stamattina? No. No, nessun trauma. Se noi non possiamo avere traumi. Sei contento? Sì, assolutamente. Mo voglio, sono curioso della rubrica, lo sai? I nomi strani dei santi del calendario del maestro, no? È bellissimo. Possiamo fare così? Sì, sì, diciamo. Tanto diciamo, noi abbiamo dei momenti in cui ci dividiamo durante la giornata, io faccio il salotto, tu fai lo spettacolo. Dividiamoci anche durante la rubrica. Noi io salutiamo insieme, io vado via, tu fai la rubrica col maestro e poi io torno. Ah, perché non conosci quelli... Ma non è vero, no! Semplicemente così, per allora, dividere... Allora, facciamo una scommessa. Se conosci almeno... Quanti personaggi... Vabbè, Gino, però non vale. Cioè, vi prego, togliete Gino dallo studio. Ce ne sono 5. Si mette... Quanti ce ne sono? 5, di cui 4 più una persona molto speciale. Allora, se ne conosci almeno 2... No, vabbè, la persona speciale, vabbè, la conosci... Vabbè, non c'entra niente. Se ne conosci però dei personaggi famosi, ne conosci almeno 2, allora facciamo come dici tu. Va bene, però Gino non deve mettersi. Chiedo in regia se è possibile un cambio tecnico al volo. Allora oh, non vale. Bravo. Allora non Gino. Vale, si continua così tutte le mattine, perché se vuoi suggerimenti non funziona così. Vabbè, ok, accetto la sfida e vai, prometto di essere fedele sempre, fino a morte non ci separa. Dici, presentala che il maestro non aspetta altro, dai. Signore e signori, ecco a voi la Peps Rubrics. Oggi si festeggia San Bertoldo.
Però Bertoldo, io l'ho sentito nominare qualche volta. Anche voi? Anche gli ospiti mi sembra giusto. Fanno annunciscono. No, non è finita, anche perché è San Secondo. Film famoso. Bertoldo, Bertoldino. Bertoldo, ah, è vero! No, vabbè, è una fiaba. Abbiamo gli ospiti oggi. Questi, fregano a te. Diciamo Bertoldo, ci festeggia oggi. Sì, sì. Quindi anche, auguri a Bertoldo. Anche San Secondo e San Eustachio. Eustachio si conosce, dai, c'è qualcuno che si chiama Eustachio. Bertoldo, Eustachio è secondo. Ho un caro amico, faccio gli auguri. Chi si chiama? Eustachio. Eustachio, perfetto. Auguri. Pure io ne conosco uno. Andiamo avanti, va. Dobbiamo fare gli auguri e di questo... Dopo facciamo gli auguri speciali, però facciamo... Beh, io quindi faccio gli auguri al mio amico Mario. Buongiorno e tanti auguri. Non fare così. No, lei cioè, possiamo andare dico, avanti, no, non puoi conoscerlo. Ci fa piacere salutare i tuoi amici, però salutiamo Mario, l'amico su. Poi il mitico Christopher Lambert festeggia il compleanno oggi. E questo lo so. Questo lo so. Attore. Di che cosa? Mo non me lo ricordo. La mattina con, però, con Wikipedia, con Wikipedia. Non può essere Wikipedia. Vabbè, no, non può essere. Ma Christopher Lambert. Non ho avuto il tempo, non ci siamo visti io e il maestro. No, mi sto parlando che ti sei messo d'accordo con me, assolutamente. Vabbè, 1-0 per te, va. Ok. Andiamo avanti, auguri alla bellissima Elena Sofia Ricci. Questa la so, attrice bellissima, anche adesso che non è più giovanissima, Christopher è bellissima. Lambert mi puzza il naso, mi puzza. Ma perché? Però Christopher, se non ti fidi, no, non vale Ricci. La scommessa. La Ricci è la Ricci, la Ricci era, era semplice, dai. Ok, così. Quindi siamo due, per cui ho vinto già. Hai vinto. Auguri ancora ad un grandissimo Cesare Manuel Rui Costa. Cantante. Sì, cantante, lui no. Come cantava lui, Rui Costa. Lui veramente faceva degli acuti che manca Pavarotti, veramente. Come andiamo me, avanti, vedi, ha fatto due punti che non sa manca lei come li ha fatti e poi qua ha distrutto tutto. Quindi vabbè, diciamo che hai vinto la scommessa. Ma... Però almeno sono onesta, a quel punto dopo aver vinto potevo star zitta e dire vabbè ho vinto, basta, non rispondo più. Secondo invece me sono onesta, sono simpatica. Secondo me sarebbe... Andiamo avanti, simpatia. Maestro, andiamo avanti. Andiamo avanti, facciamo gli auguri al mitico Mario Girotti. Mario Girotti. Guarda lì come lì. Mario Girotti, Mario Girotti. Ospiti, lo conoscete? Attore. Senti, ospite, con tutto il bene che ti voglio. È fantastico, ho trovato l'ospite che lei mi è un io la uomo professionale, con giustamente un assessore, però non si fanno queste è cose fantastico. Qua. È fantastico, dovete sapere che Salerno è bella, ma ho capito che è un attore. È ancora più bella. Chi è l'attore però? Mario Girotti è un no, assessore. Con tutto il bene cerchiamo di fare le persone leali. Allora, chi è Mario Assessore, Girotti? Io ritengo che la costiera sia bellissima, ho sempre puntato. Signore e signori, beh, ho vinto la scommessa, è stato un piacere. Beh, Rui Costa che fu cantante, è una cosa meravigliosa. Vabbè, comunque c'è, andiamo avanti. C'è ancora un nome, andiamo avanti, è una tortura questa roba. No, non è finita, non ci no, 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 non è finito. Vabbè, comunque basta, Mario Girotti lo conosciamo tutti, anche perché lo conosciamo come Terence Hill. Ah, vedi? Mi mettete sempre la difficoltà. E poi Gerrico, vogliamo fare gli auguri? Dobbiamo fare tanti auguri? Vabbè, questa la conosco, non c'è bisogno. Allora, mi fai un primo piano per piacere, perché un momento, fammi un sottofondo per piacere. Maestro, come solo tu sai fare. Allora. Vai. Grazie maestro. Quanti ce l'abbiamo oggi? Oggi è martedì 29. 29. Oggi, martedì... che ride il Gino, non mi fa ridere, è una cosa seria. Okay. Oggi, martedì 29 marzo 2016. C'è una nostra cara amica, e che dico cara amica, una amica intima del nostro Gino Esposito cameraman, che compie gli anni. E gli facciamo tanti ma tanti auguri da parte di tutta la redazione di Otto Channel, da parte di tutto lo staff di Otto Mattina, ma soprattutto dal compagno di questa donna, di questa bellissima donna, ma che dico bella, proprio è una cosa eccezionale, ma bella è a dir poco, signore e signori, Gerald, con la L, se no si arrabbia Gerald, Geraldina Meo, nonché la compagna, cameraman. Quindi tanti auguri da parte nostra, che compie oggi qua. Non si dice qua, tanti auguri! Quante volte gli volevo dire tante cose belle, ma non posso. Quindi tanti auguri Geraldina Meo da parte di tutti noi. Un bacio, aspetta, in diretta. In diretta.
No, oggi c'è. Auguri, devi dire. Auguri. A posto. Gino che dà il bacio al microfono, questo c'è l'incredibile. È l'amore, ragazzi, che vi bello. Prego, questa puntata, che la registrazione naturalmente finirà su YouTube e sarà usata contro Gino. Contro Gino, perché? Per il bacio, un momento di dolcezza. Lui è sempre così, rude, è un momento di dolcezza, è fantastico. Grazie Gino. Ha detto che sei rude. Qui gatta cicogna. Va bene, andiamo avanti. Però andiamo. Non era neanche una critica, in no, sì, dai, sì, no, a lui piace essere chiamato rude, è un uomo rude. Va bene, e va allora, bene, abbiamo finito pure la Peps. Che bello, ci possiamo rilassare, assolutamente. Sì, sì. Presentiamo subito gli ospiti di oggi nel salotto di 8 mattina, simpaticissimi e che ringrazio anche per i suggerimenti, ma non vi dirò chi durante la Peps Rubrics diciamo, ha suggerito. Non lo diciamo. Non si dice. Presentiamo subito il vice sindaco nonché assessore alla comunicazione del comune di Minori, Tommaso Manzi. Buongiorno. Buongiorno. Anche assessore alle pari opportunità, visto che diciamo i suggerimenti. Prego, grazie. Ed il sindaco di Vietri sul Mare, Francesco Benincasa. Buongiorno, buongiorno. E grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno. Eccoci qua. Dalla costa alle aree interne, così promuoviamo il turismo. Siamo in attesa che arrivino anche nei nostri studi di Avellino gli altri ospiti, in particolare sindaco, vice sindaco di Monteverde con il dirigente dell'istituto Maffucci di Calitri per promuovere questo confronto tra la zona costiera e l'area interna. Ma intanto vediamo la copertina di presentazione di questa puntata. E dopo una canzone di Rui Costa, che quello è cantabile. Quanti piccoli gioielli ci sono in giro per la Campania? La risposta è inevitabilmente una: tanti. Il problema non è nella quantità e neppure nella qualità, a dire il vero, quanto nella visibilità di questi gioielli. Tante piccole pietre sparse per la regione, offuscate troppo spesso dalle gemme più grosse e preziose che sono sulla costa. Napoli, Amalfi, Salerno, Pompei, Sorrento, Positano, tutte meritevoli del buon nome che hanno e dell'attenzione che gli viene riservata da turisti e tour operator, che anzi andrebbe addirittura cresciuta. Ma c'è anche altro, quei piccoli gioielli nelle aree interne, borghi mozzafiato, da gustare con gli occhi e anche con il palato per via delle loro peculiarità e grazie ai quali andrebbero accresciute le potenzialità turistiche della Campania. Da Calitri a Montella, da Conza a Cusano Mutri, da Sant'Agata dei Goti ad Aquilonia a Montesarchio, luoghi splendidi che possono completare l'appetibilità della Campania. Come? Creando un circuito virtuoso. Sarebbe sbagliatissimo creare una contrapposizione tra la costa e l'interno e sarebbe un errore da mangiarsi le mani non tentare di affiancare al piatto ricco delle aree costiere anche le chicche di nicchia rappresentate dalle aree interne. D'altronde basta leggere Saviano, che cita Felicori, il direttore della Reggia di Caserta, che dopo un giro a Benevento parla di un gioiello incastonato nel deserto, chiedendosi perché la bellezza delle aree interne non venga affiancata dai tour operator in pacchetti che comprendono le visite al Palazzo Van Vitelliano. Idem per chi ha in mente di visitare gli scavi di Pompei ed Ercolano, o di chi, dopo un giorno in costiera, è pronto a completare il viaggio. Dalla costa alle aree interne, dunque, per un quadro d'insieme come pochi, una vera e propria parure di gioielli da urlo e da mostrare con orgoglio. E allora grazie a Cristiano Vella per la copertina di presentazione, tantissimi gioielli della Campania. Partiamo subito dalla costiera, appena terminato il weekend di Pasqua, chiedo quindi al sindaco di Vietri sul Mare se innanzitutto è possibile già fare un bilancio delle presenze registrate questo weekend. Beh, domenica c'è stato un afflusso superiore alla media, ieri invece a causa del tempo leggermente inclemente c'è stata una diminuzione rispetto agli altri anni. Quindi un weekend purtroppo, lo abbiamo detto anche ieri, caratterizzato dal maltempo, soprattutto la Pasquetta, stessa cosa per Minori. Chiaramente il trend seguito da Vietri è stato lo stesso su Minori. Il nostro riscontro però fa testo anche sui riti della Settimana Santa, in particolare il giovedì e il venerdì santo a Minori si svolgono delle manifestazioni molto particolari, ci sono dei canti plurisecolari divenuti non molto tempo fa bene sottoposto a tutela da parte del Ministero dei Beni Culturali, per cui sono divenuti un attrattore importante. Nei giorni di giovedì e venerdì santo abbiamo avuto un ottimo afflusso. Il riscontro, come dire, informalmente avuto dagli operatori in questi giorni è stato positivo. Ieri purtroppo il tempo ha funestato e
Promozione dunque che non parte solo dal mare, si punta a mettere in evidenza altri attrattori turistici dal territorio, dalle tradizioni. Assolutamente. Tra gli obiettivi che la nostra amministrazione, così come tante altre amministrazioni della Costa d'Amalfi, hanno cercato di realizzare, è quello di mettere un po' a sistema tutte quelle che sono le peculiarità del territorio. Parliamo dell'enogastronomia, parliamo delle ricchezze ambientali, dei siti archeologici, della Basilica di Santa Trofimena, Minori, dell'Arciconfraternita. Ecco, il tentativo in questi anni è stato proprio quello di mettere a sistema questi giacimenti e di far sì che fossero fruibili ad una platea di spettatori il più ampio possibile, anche di turisti, oltre che di farli conoscere anche alle persone del posto, che qualche volta in maniera distratta... Ci sono ancora tante persone che magari vanno all'estero per un weekend e poi non conoscono quelle che sono le bellezze che abbiamo nella nostra regione. Succede anche questo, purtroppo, succede anche per chi, genitore come me, porta i propri figli lontano e non procede a fargli conoscere un po' quella che è la ricchezza del territorio campano, tutto, dalla costa all'interno, come dicevo appunto, il servizio. Sindaco, ritiene sia un problema comune? Cosa? Non riuscire a far conoscere, soprattutto poi a volte alle persone del posto, quelle che sono le bellezze della campagna. E soprattutto, lei ha sentito nel servizio, si parlava dell'importanza di mettere in relazione le aree interne con le zone costiere. Vietri, lo sappiamo, è conosciuta non solo naturalmente per il suo paesaggio, per la ceramica. Sì, noi abbiamo due settori trainanti dell'economia, che sono la ceramica e il turismo. All'interno di questi due settori noi abbiamo cercato, a partire dalla mia amministrazione, di incuniare il discorso della cultura, cioè mettere proprio in mezzo tra il turismo e la ceramica la cultura, in maniera tale che abbiamo la possibilità di attrarre un numero considerevole di persone. E solitamente chi fa cultura, non me ne vogliono gli altri, sono persone di un target medio-alto. E quindi con le 100-120 manifestazioni annue che noi riusciamo ad organizzare, tra l'altro con fondi del bilancio comunale, in quanto siamo in controtendenza con quello che è l'orientamento nazionale e regionale e anche provinciale, per quanto le province potevano spendere qualcosa in termini di incentivazione dei momenti culturali, quindi tutto su bilancio comunale e in controtendenza con i tagli considerevoli ed di una certa rilevanza che hanno fatto a livello centrale e a livello regionale. E quindi incuneando la cultura all'interno del turismo e ripeto incuneando, perché è proprio un termine che a me è caro, nel senso di fare da cuneo per cercare di far bene all'uno e all'altro, cioè inserire la cultura, le manifestazioni culturali come momenti di attrazione. Nell'ambito di una strategia complessiva, di uno sviluppo integrato del turismo balneare con quello collinare, tant'è vero che noi siamo passati in 5 anni da 4 bed and breakfast a 44-48 e quindi diciamo anche la collettività si è mossa in tal senso, cercando di creare un sistema di accoglienza turistica complessivo. Un sistema integrato tra mare e collina, in maniera tale che si va ad evitare il momento caotico del periodo estivo sulla zona marina e contemporaneamente si ha un effetto benefico sulle aree interne, sulle aree collinari. Io devo ringraziare gli imprenditori, devo ringraziare quelle famiglie che si sono cimentate nell'attività di ristorazione o si sono nelle zone alte e anche a Vietri Capoluogo e si sono cimentati anche in quello che è il sistema di recettività che abbiamo creato con questa rete di bed and breakfast. Marcolina, per cercare anche di destagionalizzare le presenze turistiche, un obiettivo che, visti i numeri, anche le presenze dei bed and breakfast, lei diceva siamo passati da 4 a 44.
4 dimostra che sei riusciti a fare, a raggiungere. Stiamo andando avanti su questa linea e stiamo riscuotendo proprio quello che lei dice, il tentativo che è stato fatto per anni in Costiera Amalfitana di destagionalizzare nell'arco di tutto l'arco temporale di un anno, tutti i 365 giorni, noi attualmente possiamo dire con grande soddisfazione che l'abbiamo, quantomeno per Vieti sul Mare, portata a 8-9 mesi, dai 4, massimo 5 iniziali del periodo estivo solamente. Nel periodo natalizio e nel periodo pasquale abbiamo avuto registrati tutto pieno anche nei bed and breakfast. Per il periodo natalizio dobbiamo anche ringraziare la manifestazione di luci d'artista di Salerno, che ha un effetto e un indotto benefico su tutti i comuni vicinioli. Noi ci siamo trovati preparati e quindi abbiamo avuto un tutto pieno anche nel periodo invernale. Quindi sold out durante le festività pasquali, a dimostrazione anche che si riesce a legare le presenze nella città di Salerno con la costa. Questo sì. Diciamo, il punto di riferimento di Luci d'Artista ha dato una grossa mano ad incrementare, ad incentivare le presenze a Vieti sul Mare nel periodo invernale. Poi il tutto lo fa, diciamo, ma questo credo che sia sotto gli occhi di tutte le persone e non sfugge a nessuno, il collegamento internet, le prenotazioni con le agenzie come dire, specializzate, i booking e via discorrendo, e quindi coloro i quali fanno bed and breakfast, offrendo un servizio all'inizio della Costiera Amalfitana in una posizione strategica che è quella di Vieti sul Mare, praticamente per il turismo religioso a 20 minuti da Pompei, con un collegamento diretto sia con le autostrade che con l'aeroporto di Napoli, a 3 km da Cava dei Tirreni per gli ospedali, perché anche quelli sono importanti i servizi, a 5 km da Salerno, ad un tiro di schioppo dalla città, a 30 minuti da Pestum, a un'ora da Positana, a mezz'ora da Amalfi, ovviamente la posizione strategica fa la differenza. Posizione strategica che consente anche di superare il problema di cui abbiamo sentito parlare nella copertina di presentazione, spesso presenze che non sono stanziali. La costiera punta ad un turismo che sia sempre più stanziale. Il processo in atto ormai da anni della destagionalizzazione ha investito tutto il comprensorio della costiera. I numeri che citava il sindaco fanno il paio con quelli che sono le tendenze in atto in quasi tutti gli altri comuni della costa. Chiaramente la possibilità di avere dei bed and breakfast, delle case vacanze, agriturismo, ha consentito di una diversificazione dell'offerta e quindi la possibilità anche per chi non poteva andare negli hotel di accedere e di poter essere presente in Costiera Amalfitana. Restano in piedi una serie di problemi legati alla possibilità di sviluppare e di incentivare ancora di più il turismo. Chiaramente la posizione strategica di Vietri, che è una sorta di elemento di connessione importante, che è la porta della Costa d'Amalfi, non trova riscontro poi nel resto della costa. Sappiamo bene quali sono i problemi della mobilità, con il sindaco molte volte ci si è confrontati anche su questo problema, anche con le autorità regionali e provinciali. Abbiamo avuto l'esempio e il problema del traffico sulla statale 163 in occasione di Pasqua per la mancanza degli ausiliari che consentivano un deflusso delle auto piuttosto regolare, cosa che invece purtroppo non è avvenuta. Ora, tutto questo chiaramente incide sullo stesso brand Costa d'Amalfi, che potrebbe essere valorizzato ancora di più ed avere un appeal a livello internazionale ancora maggiore rispetto a quello che già sappiamo bene che le perle della costa sono tante, ognuno di noi si diversifica e cerca di farsi apprezzare per le proprie peculiarità. Ecco, forse andrebbe ancora di più incentivato il discorso della comprensorialità, di un marketing territoriale che fosse molto più strutturato a livello comprensoriale piuttosto che frammentato. Fare come accade più di insieme. Lei, esatto, diceva giustamente, il sindaco di Vietri parla di un territorio con una posizione strategica. Sicuramente. Vietri è la nostra porta d'accesso, è considerata tale e non potrebbe essere altrimenti.
Abbiamo il problema della viabilità sulla Costa d'Amalfi, che poi anche la sua bellezza, perché molti ritrovano quanto nella statale. Quanto però limita le presenze? Questo è rispetto a quelle che sono le potenzialità, perché da un lato abbiamo il sindaco di Vietri che ci ha detto sono aumentati gli agriturismi da 4 a 44 con presenze che sono destagionalizzate 8 mesi all'anno, il che già è un grande risultato, sold out nel periodo invernale, dall'altro dei problemi, quelli soprattutto di viabilità, comunicazione tra le varie problemi comuni della costa finiscono, che persistono da anni. Sì, e finiscono per incidere anche sugli stessi servizi. Prima si è citata la posizione di Vietri, che può fruire dell'ospedale di Cava dei Tirreni. Sappiamo bene qual è stata la discussione relativamente ai servizi sanitari in Costiera Amalfitana e al mantenimento del presidio ospedaliero in Costa d'Amalfi, che è stato un elemento fondamentale anche in termini di promozione turistica, di attrazione turistica. In assenza del punto di primo soccorso avremmo probabilmente perso moltissimi operatori stranieri operanti sul territorio. Ecco, uno dei problemi è proprio questo della viabilità. Limita tantissimo, probabilmente è anch'esso un fattore di attrazione perché la statale 163 offre dei panorami meravigliosi. Andrebbero fatte delle azioni mirate per poter consentire un afflusso di un certo tipo, limitato, ma comunque. In questo contesto, il rapporto con quelle che sono le zone interne della Campania, in cui si punta tanto al discorso, ad incentivare anche quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, com'è? Io vedo che nei nostri studi di Avellino ci hanno raggiunto il sindaco di Monteverde, ricordiamo tra i comuni più belli d'Italia, e il dirigente dell'Istituto Mafucci di Calitri, Gerardo Vespucci. Buongiorno, grazie per averci raggiunto nei nostri studi di Avellino. Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo appena giunti, abbiamo ascoltato qualcosa, cercheremo di dare il nostro contributo, vediamo un po'. Buongiorno a tutti i telespettatori. Parliamo della promozione, abbiamo parlato naturalmente in questa prima parte di quelle che sono le presenze, il discorso turistico concentrato sulla zona costiera con il vice sindaco di Minori ed il sindaco di Vietri. Abbiamo parlato anche di numeri importanti con il sindaco di Vietri che ci parlava di presenze 8 mesi all'anno destagionalizzate, un sold out durante le feste natalizie, dall'altro problemi presentati dal vice sindaco di Minori per quel che concerne anche la comunicazione ed il trasporto, con l'appello a fare promuovere maggiormente un sistema d'insieme. È quello che fate voi con il progetto Adotta un Paese, cercare di mettere in risalto quelle che sono le eccellenze delle aree interne. Sì, per quanto riguarda la scuola, ovviamente poi il sindaco dirà meglio di me l'attività amministrativa, come si concentra in quelle aree piuttosto complesse. È bene ricordare agli ospiti, che sicuramente lo ricorderanno, però che noi siamo quell'area che nel 1980 fu devastata dal terremoto ormai famoso come quello dell'Irpinia. E quindi abbiamo dovuto ricostruire la gran parte dei paesi, quindi questo lavoro ha impegnato in un periodo dall'80 almeno al 95 tutti gli sforzi amministrativi e non di quell'area. In qualche modo i terremoti proprio nella nostra area altirpina storicamente si succedono e annullano quasi sempre gli sforzi delle varie generazioni. Quindi adesso noi abbiamo il compito di portare dalla ricostruzione che è realizzata alla possibilità di far godere della bellezza di quei luoghi. Ovviamente per far godere la bellezza bisogna innanzitutto conoscerla e io penso che si possa ragionare anche oltre le questioni minimali grandi del turismo. Ma parlerei di qualcosa di più per una scuola. La scuola ha il compito di formare il cittadino.
Ecco, tutte le riforme alla fine dicono che il fine ultimo della scuola è di formare un cittadino consapevole e non, come diceva Nietzsche, utili idioti. Ora, cittadino significa abitante della civitas, quindi della città. E quindi, se è abitante della città, deve esattamente vivere per la città. E questo, secondo me, è un concetto forte che possiamo rilanciare a tutti i livelli. Un filosofo che pensa ad altro, spiega altro, mi rendo conto, come Heidegger diceva che la vita autentica è vivere per la morte. Io penso invece che la vita autentica oggi realisticamente sia vivere per la città. E vivere per la città significa esattamente essere a pieno titolo cittadino del proprio luogo, quindi tempo e spazio. E la conoscenza che noi stiamo cercando di produrre nei ragazzi è appunto la consapevolezza di dove vivono in questo tempo storico. E la ricostruzione, che in molti casi è avvenuta discretamente, ha lasciato in piedi, e il sindaco qui di Monteverde potrà dire il lavoro che hanno fatto per il restauro del castello, ma non solo, e quindi è avvenuto rimettendo davanti alle nuove generazioni il passato. I monumenti che ammoniscono, il senso di monumento, e insegnano, perché sono documenti. Allora, in quanto monumenti e documenti, ci danno il passato. I ragazzi vivono il presente dei luoghi e guardano al futuro, perché tutto ciò che modifica la civitas apre le prospettive del futuro. Allora il ragazzo coglie il senso del tempo e dello spazio, ed è in questo modo che si può creare una vita autentica, perché i ragazzi diventeranno essi consapevoli dell'importanza di preservare e valorizzare i luoghi. Quindi innanzitutto una grande operazione pedagogica in una fase in cui i giovani sono molto disorientati, e quindi io penso che la nostra scuola da questo punto di vista abbia fatto un'opera meritoria. Per gli amici che stanno lì, questo è il risultato di 8 anni di impegno costante che la scuola ha portato avanti, adottando, tra virgolette, i paesi, e poi magari, diciamo, se vogliamo entrare anche nel merito, lo faremo dopo. Io penso che ovviamente parlare di turismo sia il passaggio successivo alla nostra operazione. I nostri centri, tutti i borghi dell'Alta Irpinia, visti da fuori potrebbero addirittura farci pensare, che so, all'Umbria, diciamo così. Però poi sappiamo la che fermo noi... un secondo, perché devo dare velocemente la parola al sindaco di Minori, che perdonatemi, al sindaco di Vietri sul Mare, che mi ha chiesto di intervenire. Dopo devo dare la pubblicità. Prego, sindaco, credo, mi scusi per le... Credo che il progetto dal punto di vista culturale sia estremamente encomiabile, ma dal punto di vista della promozione turistica, secondo me, soffre di qualche leggera restrizione. Perché nell'era della globalizzazione è giusto, gli alunni, gli studenti, i cittadini devono conoscere la Civitas, ma io credo che il loro maggiore impegno è quello di divulgare la loro Civitas e quindi aprire le porte agli altri, cercare come istituzione scolastica, ma non voler essere polemico assolutamente, come istituzione scolastica, creare degli scambi culturali, creare, ma per Calitri, come per Vietri, come per Minori, come per Amalfi, anche per Positano, perché vivere di turismo è ormai è l'unica possibilità economica che abbiamo qui dalle nostre parti. Credo che addirittura in Italia, per la concorrenza che vi sono sotto l'aspetto della produzione, della monodopera, i cinesi ormai hanno invaso qualsiasi tipo di prodotto. Fra poco, se ci riuscissero, sforzerebbero pure i faraglioni di Capri e ci toglierebbero pure il turismo. Allora noi quello che dobbiamo fare, dobbiamo difendere le nostre aree. Siccome le nostre aree sono bellissime e sono stupende e sono inimitabili, le dobbiamo promuovere. Come si fa la promozione dal punto di vista della scuola? Io certamente non sarò bravo, però ho una mia strategia complessiva, che è quella di coinvolgere le altre scuole. Far venire le scuole a Calitri, farle vedere in sito di cosa stiamo parlando. Io conosco Calitri e la conosco prima del terremoto. Tra l'altro,
ma questo non c'entra nulla. Sono stato uno dei calciatori della squadra del Calitri negli anni 76-77, giù di lì, quindi prima del terremoto, prima che ci fosse il taglio verticale della strada. Ebbene, far conoscere Calitri a coloro che sono di Calitri, secondo me, è rinchiudere all'interno, fatemi passare questo termine, ma non deve essere offensivo, all'interno di un recinto, i calitresi, se è così che si chiamano i cittadini di Calitri. Invece io credo che coloro che sono originari di Calitri devono cercare di far affluire persone che bene o male comporteranno un indotto economico diretto o indiretto, o quantomeno d'immagine, e quantomeno possono creare quella curiosità per creare questa sinergia mare-monti, altrimenti voi rimarrete ai monti, noi rimarremo al mare, noi con il nostro caos e, perdonateci, voi forse con qualche problema di isolamento. Chiedo subito al sindaco di Monteverde, innanzitutto grazie, è stato bello scoprire anche ex il passato da calciatore, da ex calciatore della squadra di Calitri, quindi sì. Assolutamente grazie. Io lo so che devo dare la pubblicità, ma voglio far replicare velocissimamente, vi chiedo, poi continuiamo il dibattito subito dopo la pubblicità, al dirigente dell'istituto di Calitri e al sindaco di Monteverde: non vi aprite agli altri territori? A questo punto la domanda ve la faccio io, avete mai invitato scuole della costiera? Forse anche questo può essere l'input che viene dall'intervento del sindaco di Vietri. Ma è chiaro che potrei dire lo facciamo, ma è ovvio che quello è un auspicio e un problema, perché come il sindaco di Vietri sa, non è facile far arrivare giovani che poi possano dormire se non ci sono attività ricettive o altro ancora. Noi come scuola stiamo ponendo finalmente il problema davanti a tutti, ineludibile, perché potrei dire per esempio che mercoledì scorso, e il sindaco qui darà atto, abbiamo tenuto a Calitri a scuola un grosso un convegno per presentare questo libro con i sindaci adottati, e c'era anche l'onorevole De Mita in qualità di presidente dell'area pilota, non per parlare di nome, per parlare di rappresentanze. Allora noi abbiamo detto che il territorio è bellezza, la conoscenza di cui prima, ma il territorio bellezza deve andare ricchezza. Ovviamente una scuola si pone i problemi che può risolvere, diceva qualcuno che gli uomini di soldi fanno così, si pongono problemi che sanno risolvere. Agli altri il compito di fare rete, è ovvio che il finale di partita va in quella direzione, però sempre per dire non che siamo i migliori, ma insomma sono argomenti che comprendiamo, che assumiamo come nostri. Noi siamo stati premiati a Roma dalla Presidenza del Consiglio, siamo stati ospiti a Villa Panfili nell'ambito dei parchi letterari, e noi abbiamo rappresentato quello di Francesco De Santis di Morra, che è un paese adottato da noi, e praticamente siamo stati premiati insieme a due altre scuole che abbiamo invitato a venire da noi di Roma, un istituto agrario e un istituto alberghiero. Quindi diciamo la nostra apertura poi in fondo è nelle cose. Ovviamente tra il pensare l'apertura e realizzarla lì ci sta la politica, che non è una cosa cattiva. Devo dare assolutamente la pubblicità, voglio poi far intervenire il sindaco di Monteverde, e abbiamo anche il servizio da vedere sull'iniziativa Adotta un Paese. Tutto questo però dopo una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Ben ritrovati sempre in diretta ad 8 mattina, aree interne e zone costiere a confronto sulla promozione turistica del territorio, un confronto per certi versi quasi uno scontro, ma sicuramente costruttivo, che punta a parlare di quella che è la promozione del territorio. C'è il sindaco di Vietri che subito dice no, assolutamente, l'ho detto, un confronto scontro costruttivo. Non è uno scontro, è solo che noi abbiamo un'esperienza turistica.
rileviamo che ormai l'economia, almeno dalle nostre parti, si sta appiattendo sul turismo, perché certamente non ci può essere un grosso stabilimento industriale, certamente non abbiamo una economia agricola. L'economia agricola, tra l'altro, che magari possono vantare nelle zone interne, non regge più, perché i costi sono superiori a quelli che sono i ricavati da parte degli agricoltori e dei contadini. E quindi c'è l'abbandono delle terre. Non possiamo avere stabilimenti industriali, quindi uno sviluppo di carattere industriale. Qual è la soluzione? È il turismo e la valorizzazione dei beni culturali. E allora... Io la fermo sulla valorizzazione dei beni culturali, perché dobbiamo vedere insieme, devo rispettare la scaletta, il servizio realizzato dal nostro Rocco Fati Bene sul progetto proprio promosso dall'Istituto di Calitri Adotta un Paese. Rocco Fati Bene. Nella convinzione che l'occhio dell'arte sia strumento efficacissimo per la valorizzazione del territorio, l'Istituto di Istruzione Superiore Maffucci di Calitri ha presentato questa mattina i risultati del progetto denominato Adottiamo un Paese, avviato nell'anno scolastico 2007-2008. Attraverso visite guidate negli antichi borghi di Aquilonia, Lacedonia, Cairano, Bisaccia, Calitri, Conza della Campania, Monteverde, Sant'Andrea di Conza e Mora de Sanctis, gli studenti sono stati lasciati liberi di scoprire gli angoli più caratteristici e gli elementi ambientali delle piccole comunità dell'Alterpinia, raccontate poi nel linguaggio estetico dell'arte. Il risultato ottenuto sta tutto nel volume Adottiamo un Paese, la cui prima copia è stata donata ufficialmente al presidente dell'area pilota Ciriaco De Mita. Il sindaco di Nusco ha ringraziato la platea studentesca offrendo una sua originale riflessione sul mondo della scuola. La ricchezza di offerta di formazione deve essere al centro del nostro interesse, con la logica che l'organizzazione del servizio deve essere funzionale ai ragazzi, non ai sindaci e ai comuni. Diversamente, la comunità dell'Altirpigna che senso avrebbe? È la comunità, cioè noi abbiamo un territorio sterminato, perché il territorio dei 25 comuni è sterminato, ma io ho un'opinione, che ognuno rimanga dove è nato. Se vuole rimanere, se si vuole muovere, si muove. Ma o imporre a chi è nato in un piccolo comune di trasferirsi nella frazione più grande crea le periferie, non crea la comunità. L'incontro di Calitri non è stata una mera autocelebrazione scolastica, bensì un momento di larga e puntuale riflessione, oltre che di approfondimento, sulle potenzialità dei comuni di questa parte dell'osso appenninico di Irpinia. Lo si intuisce dal titolo dato alla manifestazione, una frase perentoria nella sua semplicità: la bellezza dell'Altirpinia è ricchezza. Una potenziale fonte di benessere, questa, per lo più ignorata nell'assenza di una progettualità attenta che non si limiti agli eventi grandi e piccoli di mesi estivi, ma che traduca in rilancio economico nel corso dell'intero anno il patrimonio complessivo nei suoi molteplici aspetti, da quello architettonico a quello ambientale, da quello artistico a quello religioso e storico. Ancora una volta l'Istituto Maffucci, diretto dal professor Gerardo Vespucci, punta dritto al cuore dei problemi, intervenendo con spirito propositivo perché di essi si ragioni in termini concreti e non soltanto di maniera o di circostanza. Al centro della discussione oggi c'era il bello che caratterizza ogni espressione più buona, più piacevole dell'essere umano. In 8 anni abbiamo saputo raccontare le bellezze di tutti i paesi dell'Alta Irpinia d'Oriente. Questi paesini hanno ciascuno storia, bellezza, ricchezza di strutture, centri storici di impianto medievale, castelli, ecco, sono tutte risorse belle e oggi come oggi diciamo che in generale la gente preferisce spostarsi per cercare posti gradevoli. E allora grazie al collega Rocco Fati Bene per il servizio, promuovere il bello, queste le parole del dirigente dell'Istituto Comprensivo di Calitri che abbiamo appena sentito nel servizio, ma voglio dare subito la parola al sindaco di Monteverde che ancora non siamo riusciti a sentire. Lei ha seguito tutta la discussione qui in studio, non basta promuovere il territorio, non basta farlo conoscere alle nuove generazioni, diceva il sindaco di Vietri, bisogna invitare gli altri, bisogna far sì che questo confronto tra le varie realtà diventi concreto. Voi lo scorso anno siete stato il secondo borgo più bello d'Italia. Quali sono stati, innanzitutto le chiedo, i riscontri da questo risultato?
Ma innanzitutto saluto il sindaco di Vietri perché siamo amici, abbiamo partecipato più di una volta all'assemblea dei borghi più belli d'Italia, siamo stati ospite del suo comune, della sua comunità, e quindi lo ringrazio di questo. Noi certamente l'anno scorso con la gara dei borghi abbiamo ottenuto un grosso risultato. Nella prima fase abbiamo giocato contro la Costiera, e quindi per noi che eravamo zone interne, ma non è polemica, è stato sicuramente motivo di orgoglio riuscire a spuntarla su Ateani, che ha tutta una storia, tutta una tradizione turistica rispetto a Monteverde, che era un borgo sconosciuto e che solo negli ultimi anni, grazie a un grande attrattore, il grande spettacolo dell'acqua, ad iniziative dell'amministrazione comunale, siamo riusciti a uscire un po' fuori dall'anonimato. Non voglio fare polemiche, però certamente fare turismo sulla costiera, dove c'è il mare, è molto più facile che fare turismo nelle zone interne, dove il primo ostacolo è una viabilità inesistente, perché c'è da dire anche questo: noi abbiamo delle strade che dei nostri borghi sono molte volte d'inverno irraggiungibili per la neve, per la nebbia, e quindi siamo stati trascurati negli anni a livello di infrastrutture. Poi, come dicevo, certamente far conoscere le zone interne è molto molto più difficile, quindi va un plauso all'iniziativa dell'Istituto Maffucci di Calitri con i suoi ragazzi proprio per uscire all'esterno, quindi non era un lavoro dedicato ai comuni che sono stati adottati, ma era proprio per far conoscere all'esterno, partendo dai ragazzi delle scuole che scoprivano tutte le bellezze naturali, architettoniche e paesaggistiche che hanno i borghi interni, per far conoscere appunto all'esterno quelle che erano le nostre potenzialità. Noi viviamo in un posto incontaminato, dove si vive bene, dove però, come dicevo prima, siamo stati danneggiati dalla politica, cioè non ho... Lo voglio dire questo. Una domanda: lei ha detto noi lo scorso anno abbiamo vinto anche su una città costiera 1-0 per le aree interne, una provocazione che usiamo un termine calcistico, visto che abbiamo scoperto anche il passato storico, il passato calcistico del sindaco di Vietri, ma questo lo dico, sindaco, per evidenziare il motivo del suo intervento, il legame per Calitri. Certo, assolutamente sì, ma il legame nel senso di dire che, ecco, parlava il sindaco di Monteverde... Sull'1-0 però io vedo dallo studio che ridono, dallo studio di Avellino, quando ho detto 1-0 per le aree interne ridono. Non è una... che facciamo parte entrambi come comuni dei borghi più belli d'Italia. Ovviamente ci sono delle peculiarità e delle caratteristiche che aggradano ad una certa parte dei cittadini, e quindi evidentemente per questo si è classificato al secondo posto Monteverde, di cui noi non possiamo che averne piacere, perché poi tra l'altro, ecco, ma non assolutamente per polemiche, solamente per dire, si sta ragionando, è come in un salotto e ognuno dice la sua. Io dico, in relazione al fatto di fare turismo al mare non è uguale a fare turismo nell'entroterra, posso essere d'accordo, però che si incominci a tentare, perché lo si diceva prima, l'ha detto il presidente onorevole, plurionorevole De Mita, il territorio deve essere, la bellezza deve essere ricchezza. Come si fa a fare questo passaggio? Se noi ci osserviamo e ci, come dire, entusiasmiamo nel guardare il nostro paesaggio bellissimo, e non cerchiamo di attivarci, perché questo è il ruolo della politica, cioè io mi ritengo un artigiano della politica, ma dall'alto, cioè dall'osservatorio privilegiato del municipio e dell'amministrazione, io dico, che dobbiamo fare? Coinvolgere i cittadini,
come si coinvolgono i cittadini con delle associazioni di qualsiasi tipo. E allora, oppure gli imprenditori per far coinvolgere fare... i cittadini. Sindaco, mi perdoni, devo dare un secondo la parola all'assessore, che oltretutto voleva fare una proposta ai nostri ospiti nello studio di Avellino. Sentivo la discussione in atto. Chiaramente sappiamo bene che i modelli non sono esportabili, che ci sono una serie di peculiarità per cui i nostri territori hanno più o meno un loro gradimento presso sia la popolazione sia i turisti. Noi nel tempo, ad esempio, ci siamo inventati la città del gusto e a Minori si svolge ormai da 20 anni il gusto a Minori. Ecco, il gusto a Minori ha voluto sempre essere una porta aperta e un trampolino per i prodotti di tutta la Campania. Ed un'area come quella dell'Avellinese, dell'Alta Irpinia, rappresenta sicuramente un elemento importante. Io volevo cogliere proprio l'occasione per invitarvi al Gusto a Minori a presentare anche le specificità del territorio dell'Alta Irpinia, così come sarebbe bello anche utilizzare quella vetrina per creare la sinergia con Vietri per quanto riguarda la ceramica, perché noi ci sentiamo figli di un unico comprensorio e come tale è necessario. E allora io ringrazio l'assessore anche per la sinteticità. Proposta diretta, risposta diretta. Innanzitutto lo chiedo al suo vicino di studio, accetta questa proposta dell'assessore? Noi molto spesso andiamo ad esporre, cioè in qualche occasione abbiamo esposto lì al Gusto a Minori. Il problema però è l'imprenditoria. Ma il comune ci sarà, ma gli imprenditori ci andranno, e questo è il problema, è la collettività. Il ecco, problema dice è che l'assessore, l'inviteremo, andiamo ad Avellino. È quello che dicevo prima, pubblico privato devono viaggiare insieme, per viaggiare insieme li si devono coinvolgere, perché il pubblico senza il privato e il privato senza il pubblico non vanno da nessuna parte, nessuno dei due. Ecco però una riflessione, la costiera, turismo, il mare, però si organizza Minori nel fare delle manifestazioni di rilevanza regionale, se non addirittura nazionale, per mantenere alti il livello. Non è vero, allora, che siete agevolati dal mare? Assolutamente allora, no, assolutamente no. L'ha fatto arrabbiare raggiungere, veramente, perché non è vero. Raggiungere certi livelli può essere anche semplice, il difficile è mantenerli. Ecco, anche l'assessore è d'accordo, non è vero, qui da Salerno giustamente si ribellano, dice non è vero che siamo facilitati dal mare. Vediamo cosa rispondono da Avellino, vi chiedo purtroppo di essere Salerno brevi. Allora, innanzitutto accettiamo l'invito dell'assessore di Minori, e quindi siamo, accettiamo e penso che parteciperemo invogliando anche i nostri imprenditori di produzione tipica, perché ce n'è tanta in Alta Irpinia. E noi già teniamo dei contatti con la costiera, come dicevo prima, con Vietri, con Furore, proprio perché vogliamo capire, siccome loro hanno fatto turismo prima di noi, vogliamo capire pure come fare per rapportarci e per offrire un'ospitalità sempre migliore ai visitatori dei nostri borghi. Io dicevo non solo, cioè finisco e concludo, che non era solo questione di mare, monti e di incapacità delle zone interne di fare turismo, però questo me lo dovete permettere, le attenzioni che abbiamo avuto dalla regione Campania, non faccio, cioè, a tutti i livelli, qualsiasi partito politico, non sono state le stesse di quelle rivolte alla costiera. Cioè noi le attenzioni sul turismo, la programmazione turistica delle zone interne fino a qualche anno fa era proprio assente. Forse da qualche tempo si stanno accorgendo che la potenzialità delle zone interne non è forse pari a quelle della costiera, però può creare sviluppo, posti di lavoro e sicuramente c'è un territorio vasto, come diceva l'onorevole De Mita, vasto ma pieno di ricchezze culturali, architettoniche e paesaggistiche che possiamo offrire ai nostri visitatori.
Sindaco, qui dallo studio mi chiedono anche di portare le telecamere di 8 Channel per testimoniare poi la vostra presenza. Non ci credete? Vi hanno detto di sì, sono d'accordo, vogliono venire in costiera e vogliono creare questo legame. Vogliamo creare un circuito che abbia già attraverso 8 Channel un elemento di promozione. Però volete le telecamere che testimoniano la loro presenza? Sindaco, non mi fidate. Io non ho bisogno, ma siamo persone per bene, non c'è bisogno. Se c'è l'impegno del sindaco di Monteverde sarà certamente rispettato. Il problema è il coinvolgimento con l'imprenditoria, perché il solo vessillo del comune non è sufficiente. Allora loro hanno una buona produzione di vini, oltre che produzione di prodotti tipici. Se gli imprenditori sono disponibili, che li mettino in esposizione. Poi ci sarà certamente un ritorno, quantomeno di carattere commerciale. Come si è detto, la bellezza deve essere ricchezza. Se si fa un buon vino deve essere venduta, altrimenti allora, non serve. State riconoscendo alle aree interne un buon vino prodotti a gastronomici d'eccellenza. In qualche modo possiamo dire che da Avellino un risultato è stato raggiunto. Io purtroppo vi prego di essere brevissimi, voglio salutare il dirigente. Penso che l'invito valga anche per la scuola. Assolutamente sì. Quindi l'invito vale anche per la scuola. Ma io intanto ringrazio, perché chiaramente da una trasmissione come questa non può che venire questo risultato. Però vorrei dire agli amici che amministrano e quindi servono quelle aree che non è proprio così, mi dispiace dirlo. Dalle parti nostre ormai il problema è, se noi non lo individuiamo poi correremo una malattia sbagliata. Io non penso che si possa guarire un malato se si sbaglia la diagnosi. Allora, nelle nostre terre ci sta in questo momento il più grande abbandono demografico degli ultimi anni. Se non si parte da questo dato, ogni riflessione è velleitaria. E per quanto la Campania nel suo insieme sta perdendo popolazione, di sicuro le zone interne le stanno perdendo innanzitutto a favore delle aree costiere, che si stanno, e mi pare che il sindaco l'abbia detto, si stanno riempendo anche oltre misura, per cui abbiamo il paradosso di aree congestionate e di aree abbandonate. Quindi il primo dato è che qui non si fanno cortesie. Per la dirigente mi dispiace, purtroppo sono in chiusura e devo dare la linea all'informazione. Come sapete il TG ha degli orari precisi che sono tenuta a rispettare. Dallo studio mi dicevano non è proprio così, non è vero che lo spopolamento delle aree interne. È un fatto che interessa anche l'area costiera, chiaramente. Allora, io colgo l'occasione... Vi invito, parliamo dello spopolamento del... Voi da un lato le zone interne che dicono stiamo perdendo sempre più persone. Guardi, lo spopolamento, noi da 10 anni abbiamo un saldo negativo di meno 30 costante. E allora vi invito tutti a tornare, purtroppo devo chiudere. Grazie assolutamente al sindaco di Monteverde e al dirigente dell'istituto Maffucci di Avellino per essere stati con noi. Naturalmente l'invito a tornare vale anche per voi. Grazie al sindaco di Vietri sul Mare, al vice sindaco e assessore alla comunicazione del Comune di Minori. Linea al TG, torniamo subito dopo con la rubrica In Salute, a tra poco. Strada facendo vedrai che non sei più da solo, strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo e vedrai la strada far battere il tuo cuore, vedrai che amore, vedrai. Grazie al maestro Giuseppe Relmi, ben ritrovati sempre in diretta ad 8 mattina. Come ogni martedì arriva il momento dedicato alla celiachia, ne parliamo con l'associazione regionale AICE e in particolare oggi la nostra Giovanna Di Notte ha intervistato per noi i ricercatori del CNR di Avellino.
Continuano i nostri appuntamenti per parlare delle intolleranze alimentari, in particolare della celiachia. Oggi siamo al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Avellino con la dottoressa Di Renzo per parlare appunto di cosa si occupa questo laboratorio. Siamo nel laboratorio di microbiologia degli alimenti. Dottoressa, di qui di cosa vi occupate? Quali ricerche effettuate? Salve, buon pomeriggio, sono Tiziana Di Renzo appunto e insieme alle mie colleghe Anna Reale e Teresa Zotta ci occupiamo principalmente di microbiologia degli alimenti, anche se di recente abbiamo avuto il piacere di partecipare ad un progetto cofinanziato dal FEASR nell'ambito del PSR Regione Campania 2007-2013 che ha riguardato l'introduzione della quinoa in Campania per la produzione di alimenti a valenza funzionale di elevato valore salutistico. In realtà oltre al nostro istituto, all'Istituto di Scienze dell'Alimentazione, al progetto hanno preso parte anche un altro istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università degli Studi del Molise e due aziende. Un'azienda primaria, l'azienda Stiscia, che ha proprio curato l'introduzione di questo pseudo cereale di antichissime origini ma che ancora viene scarsamente coltivato in Italia, negli areali campani, un'azienda di trasformazione, l'azienda Casale del Principato di Prata di Principato Ultra, quindi Avellino, che è un'azienda specializzata nella produzione di prodotti da forno. L'attività condotta dal nostro laboratorio ha riguardato appunto la messa a punto di una serie di prodotti da forno potenzialmente destinabili all'alimentazione dei celiaci, proprio perché la quinoa è un pseudo cereale privo di glutine. È di antichissime origini, la sua produzione risale ai tempi degli Incas e la zona di origine sono appunto il Perù e la Bolivia, però si sta estendendo sempre di più la coltivazione anche nell'areale mediterraneo, proprio perché questo seme presenta una elevata adattabilità alle condizioni di coltivazione anche più ostili. Presenta una forma di una lenticchia miniaturizzata e si contraddistingue il seme della quinoa perché ha un elevato contenuto di proteine e si tratta di proteine di elevato valore biologico in quanto sono contenuti tutti e 9 gli aminoacidi essenziali, inoltre molto ricca di elementi minerali quali ferro, zinco, magnesio, di vitamine soprattutto A, B ed E, inoltre presenta anche un'elevata digeribilità, tant'è vero che la NASA l'ha introdotta anche nella dieta per gli astronauti, quindi ha un forte potenziale applicativo soprattutto se rivolto a quelle persone che purtroppo proprio perché presentano questa intolleranza al glutine non possono consumare tutti quelli che sono i cereali presenti sul commercio. In sostituzione appunto di quali alimenti? In sostituzione di quelli che sono i prodotti per celiaci realizzati essenzialmente a partire da farina di riso o farina di mais. Durante le attività del progetto la nostra attività condotta diciamo unitamente in stretto contatto con l'azienda Casale del Principato ha riguardato essenzialmente la messa a punto appunto di una serie di prodotti da forno i cui ingredienti e le modalità di preparazione sono state racchiuse in questo ricettario dal titolo appunto dolce e salata a base di quinoa, la cui redazione è stata curata da tutti i partner del progetto. Si vede qui sia l'immagine riguardante i semi di quinoa che gli sfarinati che possono essere ottenuti e in realtà è stata la quinoa utilizzata nell'ambito del progetto sia per migliorare il valore nutrizionale di alcuni prodotti da forno ottenuti con farine convenzionali quale farina di frumento, sia per la messa a punto di una serie di prodotti gluten free. Relativamente ai prodotti gluten free sono stati messi a punto una serie di pani speciali in cui la quinoa è stata miscelata o con la farina di riso o con quella di mais o con quella di amaranto e i risultati ottenuti sono risultati molto interessanti sia per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale perché dalla composizione chimica è emersa praticamente un elevato contenuto di fibre circa superiore a 3 grammi per 100 grammi di prodotto e quindi sull'etichettatura di questi prodotti potrebbe essere riportata la dicitura fonte di fibra, sia perché appunto possono essere destinati ad un pubblico per i quali diciamo, i prodotti presenti sul mercato non sono moltissimi. Questi prodotti sono già in vendita? Questi prodotti, l'azienda in realtà Casale del Principato non è un'azienda gluten free, non ha una linea di separazione diciamo solo per il gluten free,
litri, quindi però sta adottando tutte le pratiche per aprire anche una linea di produzione gluten free, proprio perché i risultati anche dell'analisi sensoriale che è stata condotta qui presso il nostro istituto sotto la guida del dottor Mario Paolo Pellicano, presso appunto il centro di analisi sensoriale, ha dato dei risultati molto interessanti, in quanto i prodotti realizzati nell'ambito del progetto si sono contraddistinti per note sensoriali di pregio se paragonati con quelli presenti sul commercio e realizzati a partire da farine convenzionali. Inoltre, oltre ai pani, sono stati realizzati anche una serie di prodotti dolciari. E per questi prodotti, i prodotti dolciari realizzati essenzialmente sono tre: una fetta biscottata gluten free realizzata a partire dalla farina di quinoa e farina di castagna, quindi un altro prodotto d'eccellenza del nostro areale irpino, i frollini gluten free realizzati appunto con farina di quinoa, riso e castagna, e dei nocciolini, diciamo un biscotto tipo cantuccio dove la farina di quinoa è stata proporzionalmente miscelata con quella di riso per ottenere questi croccanti biscotti dal gusto molto interessante, molto deciso. Questi prodotti gluten free, oltre ad essere appunto fonte di fibra, sono stati anche testati, appunto l'idoneità per il consumo di questi prodotti è stata anche testata nel nostro istituto con il modello Murino dei topolini DQ8, di cui è responsabile il dottor Mauro Rossi, ed è stata vista in realtà che sulle biopsie di digiunali non vi è alcuna alterazione riguardante quelli che sono i parametri morfometrici presi in considerazione, quale altezza del villo intestinale e profondità delle cripte di Lieberkuhn. Quindi i risultati ottenuti appaiono abbastanza promettenti per ampliare quello che è il panorama dei prodotti a disposizione dei celiaci. La nostra attività di laboratorio inoltre ha riguardato anche la possibilità di poter migliorare l'aspetto sensoriale di questi prodotti ricorrendo all'utilizzo di colture starter, essenzialmente ceppi di batteri lattici appartenenti alla nostra collezione dell'istituto e in precedenza isolati da altri pani tipici dell'Italia meridionale, e anche in questo caso i risultati appaiono molto promettenti. Inoltre, dal punto di vista tecnologico, ci siamo occupati di migliorare anche quelle che sono le caratteristiche di rheologie e strutture di impasti, ovviamente carenti di quella che viene definita la proteina strutturale, quale il glutine, nella formazione degli impasti, facendo ricorso all'utilizzo di diversi idrocolloidi presenti sul mercato. E siamo nel laboratorio adesso di chimica e tecnologia degli alimenti in compagnia del dottore Gianluca Picariello. Dottore, ci può illustrare in pratica qui di cosa vi occupate? La nostra attività connessa allo studio della celiachia si articola su varie linee in particolare. Una di queste è volta al recupero di varietà di grano che sono meno aggressive nei confronti del paziente celiaco. In particolare, in uno studio del dottor Mamone, con cui collaboro, è stato dimostrato di recente che un grano antico, si chiama monococco o piccolo farro, è molto meno ricco di componenti tossiche, potenzialmente tossiche per il paziente celiaco. Una delle concause di questo incremento della celiachia a cui stiamo assistendo negli ultimi anni è sicuramente l'utilizzo di varietà di grano che sono state selezionate perché hanno un contenuto di glutine particolarmente elevato, conferiscono una particolare tenacità e viscosità agli impasti che vengono generati. Però l'altra faccia della medaglia, anche se, cioè, se in questo caso con queste farine a alta forza di glutine riusciamo ad ottenere dei prodotti che hanno delle ottime qualità organolettiche, abbiamo un glutine che è molto più difficilmente digeribile, quindi in pratica all'intestino arrivano delle componenti proteiche che sono piuttosto grosse perché non sono state digerite a monte, e queste possono essere potenzialmente dannose. Mi scusi se la interrompo, in particolare questo tipo di glutine meno digeribile, in quali alimenti? Sì, per esempio è dovuto a particolari varietà di grano, Al grano che viene comunemente utilizzato per la pasta o per i prodotti da forno attuali. E il nostro obiettivo, e questo potrebbe essere sicuramente una delle cause
per cui stiamo assistendo all'aumento esponenziale dell'incidenza della celiachia nella popolazione occidentale. Invece l'intenzione è quella di recuperare alcune varietà che contengono un glutine più digeribile. Queste varietà tossiche, chiamiamole così, o comunque a maggiore contenuto di tossicità, sono state selezionate nel corso degli anni, in particolare nell'ultimo secolo. Invece il grano che consumavano i nostri progenitori era fondamentalmente molto diverso, e in particolare questo monococco, si pensa sia stato il primo cereale ad essere domesticato, veniva consumato già ai tempi preromani sicuramente, ma comunque si parla di coltivazioni già 7-8 mila anni prima di Cristo. Il recupero di questa varietà permetterebbe di consumare degli alimenti che sono meno aggressivi sull'intestino e potrebbero in qualche modo indurre una maggiore incidenza di celiachia nei soggetti che sono geneticamente predisposti. Perché si sviluppi la celiachia c'è bisogno, è necessaria una condizione, una predisposizione genetica e l'induzione da parte di fattori esterni. Riducendo il contributo di questi fattori esterni, per esempio col grano monococco, avremo una minore incidenza di celiachia. Quindi l'aumento sostanziale che c'è stato negli ultimi tempi è dovuto anche a questo, in effetti? Sicuramente sì, è sicuramente una delle concause che ha prodotto un incremento della celiachia. Quello che abbiamo, il lavoro che abbiamo fatto qui nei nostri laboratori è quello di mettere a punto un sistema che simula la digestione gastrointestinale degli alimenti. Cioè, cosa diventano gli alimenti quando non li mangiamo, fondamentalmente. E se simuliamo con questo sistema la digestione di un grano convenzionale, di quelli utilizzati oggi, e un grano monococco, alla fine riusciamo a caratterizzare i prodotti di digestione con uno strumento come quello che vediamo alle mie spalle, uno strumento di ultima generazione, e siamo in grado di dire che nel monococco si generano componenti potenzialmente tossiche in numero molto ridotto e in quantità molto più bassa rispetto a un grano convenzionale. Questo non significa che il monococco è adatto per i pazienti celiaci perché contiene glutine, ma significa che il minor contenuto di glutine potrebbe indurre la tipologia di glutine più digeribile potrebbe indurre un numero sicuramente ridotto di intolleranze ai prodotti a base di grano. Un'altra linea di attività fondamentalmente è stata quella di identificare le componenti tossiche della birra. Di questa attività mi sono occupato io più personalmente, più direttamente. La birra, lo sappiamo, l'ingrediente principale per la produzione della birra è il malto d'orzo. E l'orzo è un cereale che induce celiachia perché contiene proteine simili al glutine. Non era mai stato dimostrato prima che... Siete stati primi? Credo di sì. Non era mai stato dimostrato prima che la birra contenesse queste componenti tossiche, veniva semplicemente esclusa dalla dieta del celiaco per precauzione. Le proteine del glutine hanno una caratteristica, non sono solubili in acqua. La birra è fondamentalmente una soluzione acquosa, quindi si riteneva che le proteine del glutine potessero arrivare nella birra in tracce. In realtà quello che succede durante la maltazione è che le proteine del glutine vengono tagliate in frammenti, spezzettate, e questi frammenti, che si chiamano tecnicamente peptidi, questi frammenti sono solubili in acqua e quindi finiscono alla fine nella birra, vengono rilasciati nella birra. Sono questi frammenti responsabili dell'induzione della malattia celiaca. Abbiamo dimostrato che nella birra sono presenti, anche se la quantità di questi frammenti è variabile a seconda della tipologia di birra, e abbiamo dimostrato che questi frammenti sono effettivamente tossici perché inducono la risposta immunitaria quando li mettiamo a contatto con le cellule di intestino di paziente celiaco. Infine, sempre molto di recente, riprendendo quel discorso della digestione gastrointestinale degli alimenti, abbiamo effettuato delle prove di digestione su alimenti reali, per esempio pasta cotta nelle condizioni normali in cui noi la cuociamo a casa, è stato dimostrato che dopo digestione della pasta, a parte alcuni frammenti del glutine che sono tossici, resistono
alcune proteine, in particolare vengono definite ATI, inibitori di amilasi e tripsina, e queste proteine restano pressoché intatte, quindi sono altamente resistenti al processo digestivo. È stato confermato di recente che queste proteine sono coinvolte nella cosiddetta gluten sensitivity. La gluten sensitivity è una patologia i cui contorni sono ancora un po' sfumati e praticamente consiste in una reazione abnorme al glutine, anche se non ci sono le manifestazioni tipiche della malattia celiaca. Se ne sta... Ricordiamo quali sono le manifestazioni tipiche in breve. Della malattia celiaca ce ne sono tante, dipende da paziente a paziente, ma la comunque più comune? La malnutrizione nei bambini in particolare, la diarrea, fenomeni di gastrointestinali, vomito in alcuni casi, quindi queste sono le patologie e sono i sintomi più direttamente correlati. Per ricordarlo chiaramente a tutti i telespettatori. Sì, certo, poi la diagnosi in genere è abbastanza complessa e viene affidata ai medici, io non sono medico. Certo, quindi... però questi sono i sintomi. Questi sono i sintomi prevalenti, sì. Quindi anche se non è una malattia, sappiamo, esclusiva dei bambini, ci sono persone che poi scoprono di essere celiaci anche in età avanzata, ad esempio dopo una gravidanza. Ma è una cosa che scoprono in età avanzata o arriva in età avanzata? Allora, la celiachia deve avere un presupposto genetico. È possibile che viene in qualche modo, tra virgolette, slatentizzata in età avanzata, non si sa ancora perché. Si pensa ci sia un coinvolgimento della flora batterica, si pensa ci possa essere un'induzione di altri fattori ambientali. Però questo magari poi lo può chiedere in seguito al dottor Rossi, che è più esperto di questi aspetti fisiopatologici. Grazie mille. Prego. Dottor Mazzarella, allora, praticamente ci sono varie tipologie di intolleranti, anzi meglio dire c'è chi non è proprio intollerante al glutine, ma ha una sensibilità maggiore rispetto ad altre persone. Certo, diciamo che negli ultimi anni lo spettro della patologia da glutine si è arricchito di una nuova entità clinica che la comunità scientifica mondiale ha recentemente definito come sensibilità al glutine non celiaca. Si tratta infatti di una sindrome caratterizzata da sindromi intestinali ed extraintestinali insorgenti in seguito all'ingestione di alimenti contenenti glutine, ma in soggetti in cui è stata esclusa sia la diagnosi di celiachia, ma anche la diagnosi di allergia al grano, quindi una sensibilità al glutine in pazienti che non sono né celiaci e né che hanno l'allergia al grano. Ovviamente noi ad oggi non abbiamo ancora dei biomarcatori particolari che ci permettono di fare la diagnosi, insomma, a questi pazienti, quindi non esistono dei test laboratori e quindi c'è una grossa attenzione, insomma, riguardo a questo tipo di ricerca. Ad oggi la diagnosi si fa per esclusione, si dice che la diagnosi è per esclusione, cioè deve essere ovviamente sempre un medico, quindi questa è la cosa, diciamo, il messaggio fondamentale da lanciare, perché queste autodiagnosi sono sempre più frequenti. Invece questo, insomma, non è una cosa buona, insomma, da fare, perché non è una cosa semplice mettere un paziente a dieta senza glutine, perché comunque il glutine è una proteina importante. Quindi il paziente va dal medico quando ha questi disturbi intestinali, come per esempio il gonfiore, i dolori addominali, oppure anche dei sindromi extraintestinali, come per esempio confusione mentale, ansia, annebbiamento, diciamo, mentale. Quindi va dal medico, il clinico sarà lui poi a definire se ci troviamo di fronte a un caso di sospetta sensibilità al glutine non celiaco. Quindi metterà il paziente, diciamo, a dieta senza glutine e poi reintroduce di nuovo il glutine. Quindi se, diciamo, si verificano un effettivo miglioramento quando si elimina dei sintomi, quando si elimina il glutine dalla dieta e poi c'è la ricomparsa dei disturbi alla reintroduzione di questa proteina alimentare, allora, diciamo, il medico può fare, diciamo, una diagnosi di sospetta sensibilità al glutine non celiaco.
La cosa importante che voglio sottolineare è che noi adesso abbiamo concluso uno studio molto importante fatto proprio su questi pazienti che noi abbiamo selezionato. In questo studio, diciamo, hanno aderito 7 centri clinici di reclutamento per i pazienti, tra cui ci sta l'ospedale Moscati di Avellino con il dottore Nicola Giardullo e la clinica Santa Rita di Adribaldo con il dottore Iaquinto. Poi ci sono anche altri centri di Napoli, Palermo, Ancona. E poi hanno aderito anche 3 centri clinici sperimentali, tra cui ci siamo noi come ISA CNR, Napoli, e poi la cosa importante c'è questo centro immunologia mucosale di Harvard, dell'Università di Harvard di Boston, col professore Fasano, che in realtà è stato il primo medico a teorizzare questo tipo, insomma, cioè a teorizzare la sensibilità al glutine non celiaco. Quindi abbiamo fatto questo grosso lavoro, abbiamo qualche mese fa, esattamente il 31 dicembre 2015, abbiamo chiuso questo lavoro. Sono stati reclutati, a fronte di circa 700 persone intervistate, abbiamo reclutato, hanno aderito 108 persone, e adesso ci stiamo lavorando. Insomma, ci stiamo lavorando sia per quanto i clinici lavorano sulla sintomatologia, noi invece ricercatori stiamo lavorando per vedere se riusciamo a trovare qualche marcatore sia nel sangue sia a livello dell'intestino, qualche marcatore che ci possa permettere un domani di diagnosticare questo tipo di pazienti. Grazie. Prego. E siamo in compagnia del dottor Rossi, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Avellino, appunto per parlare, per approfondire il tema della intolleranza al glutine, della celiachia. Innanzitutto, dottore, vogliamo riassumere un attimo quali sono i sintomi di questa intolleranza, non malattia, perché non è una malattia, giusto? Beh, io non sarei molto d'accordo su questo aspetto, sì, perché l'intolleranza è una forma di enteropatia, quindi è una patologia su base immune che viene indotta appunto dall'ingestione del glutine presente appunto nel grano o di proteine correlate al glutine che sono presenti principalmente in segale e orzo come cereali principali. La patologia viene appunto innescata da queste proteine che scatenano nei soggetti geneticamente predisposti una enteropatia, un processo infiammatorio che porta poi al danno mucosale. Attualmente l'unica terapia è appunto la dieta senza glutine da seguire per tutta la vita. Si tratta pertanto di una condizione abbastanza drastica. E quindi ci sono diverse problematiche associate a questa. Adesso è una patologia soprattutto dell'età adulta, e quindi non solo del bambino ma anche dell'età adulta, quindi ci sono problematiche psicosociali, le puoi immaginare, tutti gli adolescenti che sono costretti a rinunciare. Non c'è un'alternativa? Attualmente no, l'unica alternativa è la dieta senza glutine, però diciamo sì, la ricerca è molto attiva in questo senso e tesa a individuare appunto delle strategie sia tecnologiche, quindi di modifica delle farine che sono tossiche, o anche immunologiche, come ad esempio si parla molte volte dell'ipotesi di un vaccino che possa, nei soggetti geneticamente predisposti, quindi che non hanno ancora sviluppato la malattia, possa in un certo senso prevenire l'insorgenza di questa intolleranza. Noi qui nell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione stiamo lavorando a un progetto tecnologico di detossificazione delle farine del grano attraverso un trattamento enzimatico delle farine stesse, per cui operiamo una sorta di mascheramento delle sequenze tossiche e di conseguenza il sistema immune non riconosce più queste sequenze tossiche del glutine e quindi non sviluppa il danno infiammatorio che è la base della patologia. L'aspetto tecnologico innovativo è che questo trattamento può essere fatto direttamente sulle farine, le quali mantengono poi le loro proprietà. Una farina in seguito a questo trattamento è in grado di lievitare, quindi si può fare del pane, si può fare della pasta, con, ripeto, le sequenze però mascherate, per cui non viene più generata questa risposta infiammatoria. Quindi c'è una differenza rispetto a quelle che vengono fatte senza glutine, chiaramente? Sì, gli alimenti attualmente senza glutine sono fatti con cereali che sono naturalmente non tossici, in particolare con riso e con mais.
Ovviamente il celiaco è anche alla ricerca di recuperare il gusto del grano che non può più assaporare. Ecco perché questo ha sviluppato la nostra ricerca, e cioè quella di recuperare appunto il gusto del grano, del frumento, che invece è un cereale tossico, per il celiaco attraverso questo processo di trattamento enzimatico. E sarebbe comunque un'occasione importante per tutti i celiaci, in quanto, come sappiamo, mi correggerà se sbaglio, è un'intolleranza che si porta avanti a vita. Sì, è un'intolleranza permanente. Che si sviluppa o nel bambino, ma può comparire anche all'improvviso nell'adulto, come sta avvenendo soprattutto in questi ultimi anni, e si porta avanti per tutta la vita. La dieta senza glutine bisogna farla per tutta la vita. Quindi sarebbe un grande passo in avanti. Senz'altro, noi lavoriamo in questa direzione per dare queste ulteriori opportunità alla popolazione dei celiaci, che sta attendendo appunto questi risultati. E che è sempre in aumento. Sì, è in aumento anche perché sono aumentate, le analisi, le indagini. C'è adesso un sistema che consente di verificare con più a tappeto, per così dire, la presenza di questa intolleranza. Attualmente si stima che sia l'1% della popolazione, questo in Europa e negli Stati Uniti, a essere colpito dalla celiachia. Accanto a questo poi si parla sempre più di un'altra forma di intolleranza al glutine, che è la sensibilità al glutine, che ha la stessa sintomatologia del celiaco, però non sviluppa poi il danno intestinale. Però anche per questi soggetti è necessaria appunto una dieta senza glutine, oppure strategie alternative come quella che stiamo sviluppando qui. Grazie. Mi piace con il sole di 8 mattina alle mie spalle. Sono in una postazione diversa perché mi piace questa postazione. Sembri un re. Sembro un? Re. È vero? No, sei tu il re della musica, ma oggi abbiamo altri due re della musica che andrò subito a presentarvi, ma non lo faccio subito perché sapete benissimo, prima di presentare gli ospiti bisogna presentare la sigla di Provaci Ancora Tonino no, ci sono delle presenze qui alla mia sinistra, qui alla mia destra, molto simpatici veramente, che se poi magari allora possiamo andare avanti. Perfetto, caro maestro Peppone Remi, adesso presentiamo la sigla, però chiedo gentilmente a Aldo Fenizzi, regista, dalla regia di ospiti, voi ci siete, io interagisco con voi, però dovete sapere che qui usiamo dei riti scaramantici, dei riti proprio che ci portano fortuna. Il nostro cameraman veramente fa delle battute più squallide di quelle del maestro Peppone quando è in vena. Allora, dovete sapere che io do le botte di telecamera. Adesso vedete il monitor, così vi do un indizio. Allora, caro Aldo Regge, ci dai una botta, fai una cosa oggi, visto che io sto qua, dai una botta a loro, una botta a me, una botta a loro, una botta a me, una botta a loro, una botta a me, vediamo. Solo che io non c'ho il monitor, quindi mi avvisa il maestro Peppone. 3, 2, 1, vai! Sì, già le ha fatte. Ah, già le ha fatte? Sì. A posto. E quindi avete capito chi abbiamo qui come ospite. Approvaci ancora Tonino, ma prima di iniziare dobbiamo presentare la sigla. Sei pronto, maestro? Prontissimo. La presentiamo noi. 3, 2, 1. Signore e signori, siamo pronti con la sigla di Provaci Ancora Tonino, vai! Così, I wanna make this, mi alzo, I wanna manos. Everybody, il cameraman ha una voce stupenda, ma col finale. Come vuoi? Il solito. Eccoci qua, bentrovati a 8 mattina, 8 channel, se non vi siete del digitale terrestre, e Provaci
ancora Tonino. Oggi qui guardate un po' alla mia sinistra, che è abbastanza serio. Basta, spero, no, tutto a posto, Andrea? Tutto bene. È l'impressione, ma loro sono simpaticissimi, li ho conosciuti prima. Adesso andremo a presentare un sacco, ma che dico un sacco, una miriade di progetti di questi due ragazzi. Alla mia sinistra, Andrea Pinto, cantautore. Beh, meno male mi sono salvato perché ho paura di sbagliare. Cantautore Andrea Pinto e Flavio Barbieri Barbati. No. Allora, Aldo, mi sa che devi cambiare, ho sbagliato, mi sotto pancia. Vediamo se almeno tu l'hai scritto bene. Vediamo se sono io il cretino della situazione. Vediamo il sotto pancia, signore, qui. Vediamo. Sì, eccolo. Barbati. Okay. Allora, ho avuto io un lapsus. Ok, grazie. Flavio Barbati, musicista. Allora, possiamo subito iniziare. Iniziamo con due chiacchiere. Cerchiamo di capire un po' di cosa parlano e cosa dicono i vostri progetti, cosa ci importa, cosa dobbiamo presentare oggi. Qui a prova c'è ancora Tonino, Andrea Pinto, vai. Praticamente volevo presentare il mio nuovo disco, Sospiri e Immagini si chiama, dal quale suoneremo tre pezzi, Purple Cloud, Yesterday's Today e Sospiri e Immagini. Due canzoni in inglese e una in italiano. Mm-mm. Poi abbiamo anche dei videoclip che mostreremo. Sì, è il videoclip di Purple Cloud che attualmente è in rotazione radiofonica. In più di 180 radio nazionali, giusto? Sì, sì, che toccano un po' tutte le regioni italiane. E quindi poi naturalmente qui abbiamo anche l'album, non ve lo faccio vedere adesso, ve lo faccio vedere dopo, lo presentiamo come si deve, guardate, eccolo qua, non ve lo faccio vedere dopo. E allora iniziamo subito, Andrea Pinto e Flavio Barbati, non posso sbagliare, io li ho sentiti durante le prove e vi posso garantire che sono veramente bravi. Possiamo definire il genere musicale, il vostro genere musicale? Sì, è indie rock alternative. Indie rock alternative, signore. Non sono molto bravo a definirlo il genere, però credo che magari sia questo. Magari i nostri amici telespettatori appassionati di musica possono interagire con noi sulla pagina Facebook 8 Mattina, mi raccomando, potete dare una vostra idea sul loro genere musicale, ma tanto già si è definito, quindi fatevi i fatti vostri. Però se volete scrivere qualche cosa fatelo pure, e mi raccomando, lo diciamo sempre perché è importante, perché noi siamo in diretta regionale sul canale 6 del digitale terrestre, ma cari il nostro Andrea Pinto e cari il nostro Flavio Barbati, nonché Barbieri, quando prima ho sbagliato, siamo anche in diretta mondiale, tu lo sai? Non lo sapevi? Perché siamo in streaming. Sei number one, Andrea Pinto è number one, sa tutto su intuizione geniale. Intuizione, giustamente, è giusto, c'hai ragione. www.8channel.tv. Mi raccomando, anche io lo dico sempre, ci possono guardare addirittura dal Kazakistan. È una cosa eccezionale questa tecnologia di oggi. Anche i parenti del maestro Peppone, che si trovano dove, maestro? Diciamo Boston. Boston. E vabbè, anche da là ci possono guardare. Quindi adesso, signori e signori, iniziamo subito con il loro brano fatto qui live. Andrea Pinto, Flavio Barbati. Quale ci fate, caro Andrea? Purple Cloud. Purple Cloud. Allora, senza perdere tempo, signori e signori, solo per voi, amici di 8 Channel, Purple Cloud, prego. I put my life in a dream. I walk to steer the sky. I lit in silver lies. Listen to wisdom, war. Said a man, one day you'll fly away. Set a man, set a man.
chat you again. I saw angels fly higher yet more times in my confused mind while I slowly die. Sad man, one day you'll fly away. Sad man, your sun will shine through again. White cloud for my dreams. Please make me drunk. Move away my fear. Sad man, one day you'll fly away. Sad man, your sun will shine through again. Complimenti, li ho già fatti prima, non dir che bugie. Grazie, no. Li ho fatti anche prima fuori onda, sì. Durante le prove, io sono sincero, lo voglio giuro, che siate sinceri. Lo giuro, bene. Andrea, scusami, sì. Ma visto, se ci puoi un po' spiegare questo brano che hai appena, che avete appena eseguito, di cosa parla? Sì, questa canzone è una canzone un po' filosofica, parla di un viaggio spazio-temporale, che mi proietta indietro nel tempo. È una canzone che parla di disillusione nell'attuale contingenza, nella quale mi sento smarrito, ecco, e cerco una voce guida che mi dia speranza e che mi possa indicare la strada. Perfetto, quindi una canzone proiettata verso l'ottimismo. Sì, sembra una canzone arresa, ma in realtà sì, bravissima, è proiettata verso l'ottimismo. Grazie. Quando mi fanno i complimenti in diretta, che quelli penso che sono ciucci ignoranti. Invece lo sono veramente, però ogni tanto qualcosa... quelle sono altre cose, per piacere Gino in camera, noi interagiamo anche, puoi dire la verità? Cioè, puoi essere sincero che c'è un cameraman che ogni tanto fa dei gesti, delle cose, è vero? Sì, vabbè, sorride. Sorride, ogni tanto fa qualche cosa. Mostra delle emozioni. Meno male, no, perché lui è cupo. Stamattina ti hanno detto che sei cupo, quindi. Flavio, tutto a posto, Flavio? Tutto a posto, tutto adesso a posto. Voglio parlare un po' con Flavio, perché Flavio è qui, bello tranquillo. Ma Flavio, quando hai conosciuto Andrea? Da quanto tempo vi conoscete? Da quanto tempo si è formata questo duo, diciamo? Sì, noi ci conosciamo dai tempi dell'università, praticamente. Ah, beh, quindi tra 5, 6, 7. No, un po' di più, magari. Ormai siamo quarantenni.
Sì, oh, sì. Sì, quasi. Io, no, io sì, io sì. Tu sei quarantenne. Sì, sì. Vabbè, quarantenne esatto, giusto? 41. 41. Beh, sì. Cioè, vabbè, c'ha 41 anni. Come... Tu però, sì. Nulla tolgo, non è che mo si arrabbi Flavio, però no, senso, no. Tu sembri che c'hai una trentina d'anni. Un giovanotto. No, non sto scherzando. Maestro Peppone Remi, correggimi se sbaglio. Sì. La vita del musicista, chitarra è un po' più. Sì, sì. Ti capiamo. No. Invece tu? 38. Siamo coetanei. Cioè. Ah, è vero, anche il maestro Peppone Remi ha 38 anni, anche il nostro Gino ha 41 anni. 40, 41 anni. Vabbè, noi ci facciamo. Infatti, sono il più giovane. Ci assomigliamo. E io capisco anche a cosa fa riferimento il nostro Flavio Barbari, perché dice che giri il nostro cameraman, che mostreremo l'ultima puntata di 8 mattina, è completamente, non so se avete presente Usara, no? Niente, zero, tabula rasa. No, tu non puoi dirti, cioè, non puoi affibbiarti questa caratteristica. Sì, sì, sì. Cioè, come a me, tra un po' tutte e due ci prendiamo sotto braccio, perché pure sì. Io non so se si nota. Vabbè, ma cambiamo argomento, fra una ventina di capelli si pensa. Ma, caro Andrea, io direi adesso, dopo sai, lo scherzo, ci vuole la battuta, facciamo vedere l'album. Che dici? Sì. Lo presentiamo anche perché questo lo sai benissimo che a fine puntata... Sì, sì, è un regalo per voi, no, è un regalo per voi, ci mancherebbe. Tu non puoi capire, io mi sto facendo, loro possono garantirlo e possono, è vero maestro? Sì, sì. Io sto facendo una collezione e mi sto facendo una cultura musicale a fur di scippare CD che tu non hai idea, io ho una marea di CD a casa, non mai avrei pensato di crearmi una libreria, per dire, libreria musicale. Sei allora, un artista del Mario Ligio. Sono? Cosa sono io? Un artista. Grazie. Allora, Andrea Pinto, guardate, molto carino, facciamo un primo piano, grazie. Allora, sospiri e immagini, naturalmente voce del nostro Andrea Pinto e c'è anche il maestro Flavio Barbati, perché ride maestro, ho detto qualche cosa? No, ho sbagliato qualche cosa? No, è un complimento. Quindi... Maestro? No, tu sei un maestro, per me, voi tre siete maestri, ino, centro, niente. Quindi mi raccomando, dove possiamo trovare quest'album, caro Andrea? Su tutti gli store digitali, iTunes, Amazon, su Spotify, per esempio. E la copia fisica? Possiamo trovarla da qualche la parte? La copia fisica, no, l'ho soltanto per le radio, le televisioni. Ah, capisco. Così, e per Gianrico Mancini. Sì, è stato pubblicato dalla mia casa discografica sugli store digitali. Se vuoi nominare, vuoi salutare. Sì, la Green Production. Green Production. Salutiamo anche la casa discografica, perché bisogna essere sinceri. Ci sono molte case discografiche che credono nei. Ci sono quelle che. E poi ci sono case discografiche che credono nei progetti dei giovani artisti. Posso quindi fare un altro saluto? Certo, perché comunque collaboro pure con. Se vuoi, li facciamo tutti alla fine. Se li vuoi fare adesso, va bene, io prima di chiudere faccio i saluti. Li facciamo allora alla fine. Perfetto. Allora, Andrea Pinto, Flavio Barbati, sempre Barbieri. Io direi adesso di gustarci un vostro video musicale, perché voi avete anche creato un video, più di un videoclip. Qui oggi ne presenteremo un paio. Quale vuoi mostrare, Andrea? Allora, io direi di iniziare con quello della canzone che abbiamo attualmente suonato, Purple Cloud. Purple Cloud? Se vi va. Allora, io non, perché non mi permetterei mai, secondo me, è meglio vedere, cioè l'abbiamo appena suonato, secondo me è meglio vedere il secondo, che dici? Mi pare giusto. Ah? Sì. Lo ripeto, sembro scemo, è vero Flavio? No, non ci avevo pensato. Lui non si esprime. Perché? Allora, facciamo, qual è l'altro, caro Andrea? Deserto di sale. Deserto di sale, naturalmente, è un estratto. L'ho azzeccato? Sì, sì. Madonna, l'ho azzeccato, però male. Un estratto dell'album Sospiri e Immagini di Andrea Pinto, quindi vediamoci questo bel videoclip. Deserto di sale, prego. Porta con sé la speranza.
Andrea Pinto, bravissimo, complimenti. Naturalmente c'è sempre lo zampino del nostro Flavio Barbati. Non si schiaffi, ma Flavio Barbati. E allora, Andrea, descrivici un po' questo brano. Ci hai appena detto che questo videoclip è stato addirittura girato all'estero, quindi spiegaci un po'. È stato girato nella città di Leopoli, in Ucraina, dove attualmente risiedo. Sto un po' qui, un po' in giro, insomma, per promuovere. Sei un turista nel mondo, ti piace girare, promuovere. Sì, giro. Cioè, per lavoro. Sì, lì diciamo che suono prevalentemente lì, insomma, nei club che ci sono lì, quindi dal vivo suono più che altro lì. In Italia più televisioni, radio. L'importante è fare, sempre fare. È la canzone, ma è una canzone più che altro esistenzialista, parla un po' della mia vita in genere,
delle varie vicissitudini, dei problemi, ecco, associati all'esistenza stessa. Cioè nel ritornello, dice avanza, avanza e avverti la distanza. Cioè, appunto, vuole esprimere che vai avanti, ma stai sempre lontano da, da ciò che vuoi raggiungere. Quindi possiamo definirle, se vuoi e se mi concedi il termine, canzoni autobiografiche. Cioè, tu prendi spunto dalla vita di tutti i giorni, dalla tua vita di tutti i giorni per creare. Sì, da esperienze di vita, a volte anche da personaggi, insomma, che ho incontrato nel corso dei miei viaggi, ecco, e da... Scusi, Fabio Barbati, non ci ho fatto manca una canzone. Una canzone la devi fare. Ah, c'è pure lui un po' dentro. Ah, c'è pure lui! Sono forti, sono simpatici. Invece Andrea Barbati, dalla Madonna, ti giuro, mo mi do un tuzzo allo spigolo, non riesco a azzeccare Flavio. Flavio Barbati. Allora, invece Flavio Barbati cosa ne pensa di questo viaggio insieme, insieme a lui? Questa è una domanda forse che non ti aspettavi. Nel senso, sì, è probabile anche che per, la, per il lavoro lo fai finta di volerli bene, ma forse non te ne frega niente. Capì? No, queste sono domande, sono sì, domande inconsuete, domande, non è che siccome lavorate insieme per forza vi dovete voler bene. Quindi, capito, è una domanda che... Vabbè, a me non può fare altro che piacere suonare con lui, perché comunque lo conosco da un sacco di tempo, poi insomma mi diverto. Ma anche tu partecipi ai suoi viaggi, cioè viaggiate insieme o viaggia da solo, poi ogni tanto sì, ti chiamo? Sì, ogni tanto facciamo qualche tappa così, qualche città così... io praticamente sono il suo chitarrista. Il suo chitarrista. Bello, bello, bello. C'è un'amicizia. Quando sta in Italia, perché sì, poi quando sta in Ucraina. Si trova un altro chitarrista che è cioè, un chitarrista lì. Pietro. Pietro. Infatti. Ciao Pietro. Ma è ucraino? Sì, sì, lui è ucraino. Un ucraino che si chiama Petro, Petro sarebbe. Ah, mo sì, 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 stavo chi dice uno di un ucraino che si chiama Pietro. Però vabbè, comunque. E Flavio è il mio chitarrista. Però lui sì, è il mio chitarrista sì, ufficiale, sì, almeno questo titolo. Italiano, sì, italiano, sì, sì, ah, italiano, sì. Come si dice Flavio in ucraino? Flavioschi. Flavioschi. No, sto scherzando, no, non credo che sto scherzando, scherziamo, ci divertiamo un po'. Allora, invece Gino, Gino è cameraman, come si dice Gino in ucraino? Non... Ginaschi, Diciamo così. Ginoschi. No, una cosa del genere. Vabbè, comunque, a parte tutte queste. È arrivato il momento di cosa? Di ascoltarci un altro brano live, perché abbiamo visto un bel videoclip. Complimenti anche per quanto riguarda la fotografia. Un bel video girato bene, assolutamente. Quindi facciamo i complimenti anche al regista. Sì, la regista Olia. Olia. Ciao, Olia. Ucraina. Sì. Ciao, donna. Sì, sì, Olia. Donna, donna, donna. Sì, sì. Donna. Una bella ragazza, sì. Ciao, Olia. Ciao. E ho visto, ho notato anche la modella che faceva la pittrice. Sì, lei è proprio una pittrice, e come artista. Si chiama? Kristinsky. Sì. Ciao, Kristinsky. Bella, bella, bella pittrice, veramente. Sì. Bene, allora, possiamo continuare. Abbiamo salutato anche i protagonisti del video, ma adesso ci ascoltiamo un altro brano. Scusate. Di Andrea Barbati. Andrea Pinto e Flavio Barbati. Cosa ci cantate adesso? Sospiri e immagini. Sospiri, ah! Sarebbe il titolo del... Il titolo dell'album, sì, cioè è il brano che dà il titolo anche all'album, l'album che entrerà a far parte di casa mia oggi pomeriggio. Quindi, Andrea Pinto, Sospiri e immagini. L'album tuo anche lo doveva avere. Signore e signori, Andrea Pinto e Flavio Barbati. L'ho azzeccato, non ci credo. Ciao! Da vivere, aspetta.
aspettano solo di nascere, avvolti da un cielo di nuvole. Tu sei distante e mi eviti, nascosta nel buio di un incubo. E in questo mondo dipinto di bianco il sogno esploderà. Lo incastonati nel buio di pietra un'altra identità. La naturale illusione di questo mondo marcirà. L'intimità di un amore antico e puro resterà. Immerso nel sogno più acido, disegno un rifugio senza anima, aspettando solo di vivere. E in questo mondo dipinto di bianco il sogno esploderà. Noi incastonati nel buio di pietra un'altra identità. La naturale illusione di questo mondo marcirà. L'intimità d'un amore antico e puro resterà. La favola, aspettano solo di perdersi, i suoi occhi azzurri mi segnano, succhiandomi il cuore dall'anima, in ogni sospiro c'è un limite. Incroci di sguardi e tenebre. E in questo mondo dipinto di bianco il sogno esploderà. Noi incastonati nel buio di pietra un'altra identità. La naturale illusione di questo mondo marcirà. Un amore antico e puro resterà.
Andrea Pinto, Flavio Barbati. Applauso, facciamogli un applauso. Grazie, grazie. Non te l'aspettavi, non te l'aspettavi che prendevo la cosa perché dovete sapere che nell'album ci sono anche i testi. Quindi io gli ho dato un'occhiata, ho visto che c'erano anche dei testi. Ho detto, ma la canto pure io, bella, bella canzone. È vero, che io ho una mezza vocina, sai, per non voglio proprio, sai, mettermi in mostra. Grazie, tesoro, ti voglio bene, c'è la 50. Allora, caro Flavio, sì, Flavio, l'ho detto bene, Andrea. Purtroppo, e dico purtroppo, è tardi, è tardissimo. Quindi non facciamo in tempo più a fare nulla, ma... facciamo in tempo a dare i contatti Facebook, a dare tutti i tuoi contatti, i saluti naturalmente sono soprattutto importanti. Ci devi promettere, perché c'è tanto ancora da scoprire per quanto ti riguarda, per quanto vi riguarda, quindi magari la settimana prossima, visto che siete pure di Avellino Centro, siete proprio Avellino Avellino, che ne dite se venite negli studi di Avellino la settimana prossima e ci presentate qualche altro progetto, qualche altro brano? Va benissimo. Signore e signori, abbiamo anche diciamo organizzato un'altra puntata con i nostri due ragazzi, due artisti, Andrea Pinto e Flavio Barmati. Ma adesso vai con i saluti e i vostri contatti per contattarvi naturalmente. Prego. Sì, per contattarmi potete contattarmi tramite Facebook, la pagina si chiama Quarta Dimensione di Andrea Pinto, e poi c'è un sito, c'ho il mio sito internet, quello pure dell'agenzia di promoting management, dove c'è il mio sito, sì, Lviv Highlights si chiama. E poi vabbè, mi trovate su YouTube Andrea Pinto e su tutti gli store sempre Andrea Pinto, Sospiri e Immagini e il disco. Quindi tutto per quanto riguarda Andrea Pinto. Invece per Flavio Barbati andate a casa sua, dici l'indirizzo così. Sì. No, è meglio. Allora, bene. Allora, caro Andrea Pinto, i saluti. Vuoi terminare con i saluti? Volevi fare un po' di saluti? Sì, vorrei salutare il mio chitarrista Petrò, la mia manager Olga, la regista Olia, e la nostra modella molto bella del videoclip, che è veramente un artista. Pittrice. Sì, la pittrice. Ciao. E non so, e tutti gli amici di Leopoli e di Avellino. E vabbè, Flavio suona con me e ci salutiamo, insomma, sempre. Io mi voglio troppo bene, perché gli ho sbagliato il cognome dall'inizio, quindi... Ciao, e arrivederci ogni giorno. Vabbè, tanto ciao, dovete fare i viaggi di ritorno insieme, quindi... Signore e signori, io ringrazio nuovamente Andrea Pinto e Flavio Barbati, ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, ce l'avete promesso. Sì, e adesso vi faccio io un regalo a voi, vi faccio entrare una sorti, pciunare. Signore e signori, in mattedesco, e intanto il nostro maestro Beppo Nerelmi inizia con le sue note finali per chiudere la puntata, è vero maestro? Sì. Vai! Dobbiamo salutare tutti i nostri telespettatori e darvi sempre come ogni giorno appuntamento a questo pomeriggio sul sito www.ottochannel.tv, dove potete rivedere tutti i momenti più belli di questa puntata. Io vi ricordo l'appuntamento con l'informazione, alle 14 c'è il TG di 8 Channel. Noi ci rivediamo domani mattina puntuali in diretta sul canale sul canale 69. E sul canale non mi ricordo il numero, è una scarsa 969. Vedi, però, channel me lo dico. No, se c'è il 900. No. Non 696. È 996. Quello è giusto. Ok, ah. Non metto tutti i numeri. 696, capisci? Si dice una alla volta. 800. In diretta dalle 10 sul canale 696 e in diretta streaming. Però 699, che non 696. No, 696. Non è 8 channel, 696. Per abbreviare. Hai capito, per gli ucraini, capito? Così ci possono seguire anche dal... Ci possono seguire in streaming da www.ottochannel.tv. Ci rivediamo domani, sempre in diretta dagli studi di Salerno. A domani! Naturalmente siete stupendi, meravigliosi, eccezionali come sempre. Ciao a tutti, vi amiamo. A domani, dalle 10 alle 13, tutte le mattine. A venerdì, a venerdì, solo quello che faceva Enrico Papi, che tira inseguendo le distanze dentro sé, quante deviazioni, quali direzioni, quali no,
prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi